Il video di oggi vuole essere per tutti, vuole essere per i batteristi che suonano la batteria da poco, vuole essere per i batteristi che non suonano ancora la batteria, che non hanno ancora mai suonato la batteria, e vuole essere anche per i batteristi che suonano da tempo la batteria, insegnano e vogliono spiegare qualcosa di semplice ai loro allievi per poterli rendere felici subito, diciamo. Quello che vi faccio vedere oggi è un esercizietto molto molto veloce, molto molto semplice, che però può far diventare, tra virgolette, tutti i batteristi. Cioè, se viene fatto bene, se viene portato un pochettino anche a velocità, chiunque poi può riuscire a tenere un tempo, può riuscire a tenere un ritmo anche a una canzone, sia con la batteria sia senza batteria. Oggi ho deciso di usare questa postazione, che in realtà non avete mai visto, che alla fine è la scrivania dove monto i video, dove penso ai video, eccetera eccetera. Perché? Perché la batteria non ci serve. Vi farò vedere alcune cose della batteria per farvi capire alcune cose che dopo capirete, ma in realtà quello che ci serve è solo un tavolo su cui battere, una superficie su cui battere. Io vi ricordo due cose principalmente: di iscrivervi al canale, ma questo già lo sapete, dovete fare così come vi fa vedere questa animazione bellissima, e poi un'altra cosa importante che trovate sempre sotto in descrizione è quella del canale Telegram. Il canale Telegram è nato da pochissimo, ma mi permette di essere molto più vicino a voi e mi permette di essere molto veloce a dirvi le cose. Se c'è qualche novità, se c'è qualche informazione che vi devo dire, così col canale Telegram riesco a scrivervela al volo, perché ve la scrivo direttamente sul cellulare. Quindi mi raccomando, anche qui canale Telegram, andate qui sotto, cliccate e seguitemi. Allora, siamo pronti per il video. Cosa serve? Per adesso vi serve la vostra mano destra e la vostra mano sinistra. Oggi però non parlerò di mano destra e mano sinistra, ma parlerò di mano forte e mano debole, perché nel momento in cui dirò mano forte, per me è ovviamente la destra, ma se c'è un mancino dovrà farlo con la mano sinistra. Perché? Parlo per chi la batteria non l'ha mai suonata. Quando un mancino suona la batteria, la suona perfettamente al contrario, nel senso, se io una cosa la faccio con la mano destra, lui la farà con la mano sinistra. Se io una cosa la faccio col piede destro, lui la farà col piede sinistro, eccetera. Quindi vi parlerò di mano forte e mano debole. La prima cosa da fare è contare. Nel senso, quando andiamo a fare una battuta, noi dobbiamo contare. Quando andiamo a suonare la musica in generale, si parla di solito di tempi in 4/4. Comunque non voglio fare una lezione di teoria, ma la cosa che vi dico è che dovete contare da 1 a 4. L'unica regola è quella di contare sempre allo stesso tempo. Nel senso, contare 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quindi sempre lineare come tempo. Adesso cominciamo a suonare, tra virgolette. Partendo con la nostra mano forte, dobbiamo andare a battere sul nostro tavolo o sul nostro letto o sul vostro cane. Battete un po' dove volete. Tutte le volte che contiamo un numero. Quindi se noi contiamo 1, 2, 3, 4, dobbiamo andare a battere su tutti i numeri. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La mano forte farà questo, quindi su tutti i numeri lei batte. Per farvi capire, così almeno vi metto a paragone batteria e tavolo, la nostra mano destra sarebbe il charleston della batteria, cioè quello formato da due piatti uno sopra l'altro. Il charleston suona di solito sempre, lui continua sempre, e si suona con la mano forte. Infatti per questo vi ho detto di suonare tutte le volte che andiamo a contare. Noi l'abbiamo fatto battendo con la mano sul tavolo. Se l'avessimo fatto alla batteria sarebbe questa cosa qua. Adesso passiamo alla mano sinistra. La mano sinistra andrà a suonare solamente sul numero 3. Questo significa che la mano destra continuerà sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ma nel momento in cui andiamo a contare il numero 3, che a me viene molto bene, comunque questo numero qui, dobbiamo andare a suonare anche con la mano sinistra. Quindi la mano destra continuerà. Che miseria, perché non dico mano forte e mano debole? Quando arriviamo al 3 praticamente dovranno suonare insieme. Quindi la mano sinistra da sola farà questo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le due mani insieme sarà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Per farvi capire la batteria, la mano sinistra sarebbe il nostro rullante. Quindi andando solo a suonare il rullante senza charleston suonerebbe così. Andando invece a suonare charleston e rullante insieme, quindi già tutte e due le mani insieme, suonerebbe così. 1, 2, 4, 1, 2, 4,
Ok, ci sarà poi ancora una cosa da mettere, ma per adesso rimaniamo così. La questione adesso è fare questo esercizietto e cercare di portarlo su di velocità. Però non è che possiamo andare a contare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, perché moriamo. Quindi pian pianino cerchiamo di impararci la memoria e poi non dover più contare. Quindi all'inizio faremo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poi a un certo punto conteremo a mente e quindi verrà questa cosa qua. Se volete dargli un pochettino più di spirito batteristico, diciamo, per rendere meglio l'idea di questo ritmo, perché in realtà questo è già un ritmo, andate a battere con la mano destra un pochettino più piano, mentre con la mano sinistra più forte. Potete ad esempio battere con due dita la mano forte, non la mano destra, la mano forte, mentre con quattro dita o con cinque dita con la mano debole, così da avere per forza un suono più forte. Il ritmo fatto un po' più veloce alla batteria è questo. Ok, l'ultima cosa da fare è quella di andare a inserire la cassa della batteria. La cassa della batteria è il tamburo più grande che si appoggia per terra e si suona con il piede forte. La cassa, cioè il piede forte nostro, suonerà sul numero 1. Adesso non ve lo farò vedere perché non saprei dove mettere la telecamera sotto perché non ci sta, ma comunque pensate un attimino al piede, tanto lo sentite. Quindi sarà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se andiamo a suonare tutto insieme, dovremo suonare la mano forte su tutti i numeri, diciamo, su tutte le pulsazioni che vi dicevo prima. La mano debole solamente sul 3 e il piede forte, cioè il mio piede destro, sull'1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quindi questo è già un modo per fare il ritmo, perché quando lo suonerete più veloce sarà divertente, sarà molto bello da sentire anche. Adesso vi faccio vedere quello che ho appena suonato, praticamente, come sarebbe alla batteria. Se poi per caso avete un paio di bacchette a portata di mano, potete fare la stessa cosa con le bacchette, quindi andrete a suonare sempre con la vostra mano forte tutti i colpi, con la vostra mano debole il colpo sul 3 e poi, vabbè, la cassa ovviamente rimane sempre il piede che suona per terra normale, ma potete fare questo. E sembrerà di suonare ancora di più la batteria, effettivamente. Più che altro la figata è che se per caso avete un paio di bacchette e riuscite a farlo sul tavolo, nel momento in cui vi sposterete la batteria, riuscirete praticamente subito a farlo anche alla batteria. È figo questa cosa, perché dovrete fare semplicemente la stessa cosa, ma con le mani un po' spostate, soprattutto con le mani incrociate. Se avete la possibilità, però, potete anche decidere di prendervi qualsiasi cosa abbiate in casa e posizionarvelo proprio come se aveste una batteria. Quindi ricordatevi che il Charleston, quello che suona con la mano forte, deve essere posizionato un pochettino in alto a sinistra. Il rullante, quello che suona solamente sul 3 con la mano debole, deve essere posizionato tra le vostre gambe e la cassa ovviamente rimane lì. Però così almeno potrete già andare a suonare con le mani incrociate. Così almeno se non avete mai suonato la batteria, o se la suonate da poco, o se siete degli insegnanti e volete far fare un esercizio, sì, che se siete gli insegnanti probabilmente questo esercizio lo saprete già, ma non fa niente, io ve lo dico lo stesso. Quindi con questo io la finirei qua. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo video un pochettino diverso vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se è stato così e soprattutto fatemi sapere se per caso volete la seconda parte di questo video, perché in realtà i ritmi solitamente non si fanno così. Questo è come fosse l'esercizio preparatorio. L'esercizio vero invece di come si fanno i ritmi è ancora un pochettino diverso, un filo più difficile. L'idea del ritmo è la stessa, ma
è un po' più difficile, bisogna contarlo in maniera diversa. Quindi se per caso vi interessa anche la seconda parte, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così mi metto di nuovo alla mia scrivania e ve lo faccio vedere con le mani, con le bacchette, con la batteria, come vi ho fatto vedere oggi. Se avete qualsiasi tipo di dubbio, scrivetemi qui sotto nei commenti o scrivetemi un pochettino dove volete, tanto io vi rispondo dappertutto. Magari ci metto un attimino, ma vi rispondo dappertutto, non vi preoccupate. Detto questo, io direi che posso finirla qua e noi... Io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook e di seguirmi sul mio nuovo canale Telegram che c'è qui sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!